Da Vinci ha avuto enorme successo la serata di ieri organizzata dall'Opus Dei di Lugano con 85.000 seguaci nel mondo, parte in causa e messa sotto accusa nel romanzo. A commentare il codice all'Università della Svizzera italiana c'era uno dei massimi esperti in materia di religioni contemporanee ed esoteriche. Una sala gremita di gente, come raramente si è visto, per ascoltare verità e menzogne sul codice da Vinci, il tanto discusso thriller dello scrittore americano Dan Brown, che ha venduto oltre 25 milioni di copie. Il codice da Vinci mette in scena una caccia al Santo Graal. Quest'ultimo, secondo il romanzo, non è come la tradizione ha sempre creduto una coppa in cui fu raccolto il sangue di Cristo, ma una persona, ovvero Maria Maddalena, la vera coppa che ha tenuto in sé il sangue reale, da cui Santo Graal, cioè i figli che Gesù Cristo le aveva dato. Una tesi che ha diviso teologi, religiosi e gente comune. C'è chi sostiene che qualunque critica sia comunque superflua, poiché si tratta di fiction e quindi, in quanto tale, non è tenuta a rispettare la verità storica, anche se l'autore stesso sostiene l'esatto opposto. Ma perché quello che dovrebbe essere considerato solo un romanzo fa tanto discutere? Qui si attacca la Chiesa cattolica in un motivo in cui la Chiesa è impopolare superficialmente per i preti pedofili, in realtà per le sue posizioni di carattere morale che disturbano molti negli Stati Uniti, e perché è scattata la magia dell'11 settembre che rende popolari tutte le tesi che semplificano l'enorme complessità della storia. Insomma, con il codice da Vinci in tasca, qualunque pendolare che va al lavoro può pensare di avere in tasca la chiave che spiega tutta l'enorme complessità della storia. Durante il convegno si è parlato naturalmente anche dell'interpretazione dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, in cui la figura alla destra di Cristo non rappresenterebbe Giovanni, il discepolo prediletto, ma Maria Maddalena. Può meravigliare che sia qui a presiedere una serata dove si parla di un libro che non ho letto, ma ci sono venuto per conoscerlo, perché comunque so che è un romanzo che ha avuto una notevolissima diffusione, più di 17 milioni di copie, e che ha provocato anche qualche problema nella gente che l'ha letto, e allora mi pare doveroso che il Vescovo si informi e sia al corrente delle problematiche che soggiacciono a questo volume. Verità taciute per taluni, semplici menzogne per talaltri, il codice da Vinci ha saputo catturare l'attenzione di molte persone. Non potevo smettere di leggerlo, ho dovuto leggerlo in continuazione, però appunto l'ho preso come una favola, come una fiaba, un racconto, ma non una cosa vera. Io l'ho preso il libro come un giallo. E sono dei romanzetti da leggere così, senza darle molto peso. Il libro, diciamo, che mi ha suscitato molto interesse nei confronti della religione, della storia della religione. Non ho dato tutto per vero quello che ho letto, piuttosto l'ho considerato un input per approfondire temi che magari prima non conoscevo. È intrigante, appassionante e beh, è un romanzo inventato, e penso che il fatto che non siano esistite le cose di cui parli non è un problema, è un bellissimo romanzo secondo me. Leggende medievali, sette segreti, esoterismo, tra finzione e realtà, Massimo Introvigne ha voluto concludere dicendo: la storia è comunque un'altra cosa.